Oggi voglio mostrarvi come realizzare onde morbide senza l'utilizzo del calore, quindi senza utilizzare né piastre né ferri. È un tutorial consigliatissimo per chi ha i capelli molto lisci e non riesce mai a reggere la piega quando magari li fa i boccoli o fa i capelli mossi col ferro, la piastra. Per esempio, io ogni tanto li faccio col ferro e la piastra, però dopo poco tempo subito mi scendono e anche il giorno dopo ho di nuovo i capelli praticamente lisci, mi rimane solo un po' di volume. Invece con questo metodo anche il giorno dopo ho i capelli veramente ancora mossi. Adesso dovete considerare che li ho appena fatti, quindi soprattutto da questa parte sono molto boccolosi, però già vedete qui rispetto alla fine del video che stanno iniziando a scendere, quindi la piega sta diventando più carina e stanno diventando proprio delle onde morbide. Ovviamente poi con le mani dovete un po' aggiustarle. Vi consiglio di fare questo procedimento, diciamo, qualche ora prima, magari della vostra uscita, così il capello inizia a sistemarsi e col passare dei minuti, delle ore, diventano sempre più belli. E niente, spero che il tutorial vi piaccia. Vedrete adesso nel video come l'ho realizzato e vi lascio il tutorial. Inizio spazzolando bene i capelli per eliminare eventuali nodi. Il mio consiglio è quello di lavare prima i capelli, asciugare bene le radici e lasciare le lunghezze più umide. In questo modo il riccio sarà molto più duraturo e più bello. Nel mio caso in realtà ho asciugato quasi del tutto le lunghezze perché da me fa già un po' freddino, però se da voi fa ancora caldo vi consiglio di lasciarli umidi e eseguire questo procedimento sul capello umido. Poi divido la mia chioma in sezioni in modo da poter lavorare meglio. Per effettuare questo look uso i bigodini flessibili. Prendo una ciocca di capelli, inserisco il bigodino sotto la ciocca e inizio a ruotare la ciocca sul bigodino proprio come se fosse un boccolo. Dopodiché chiudo due lembi superiore e inferiore del bigodino. Il mio consiglio, se li avete, è quello di bloccare la ciocca inferiore, la parte inferiore della ciocca, con una molletta, in modo che poi rimanga una forma ancora più bella. Però io non ho le mollette, quindi ho preferito usare questo metodo. E procedo così per tutta la chioma. Adesso vi farò anche uno zoom, così potrete vedere da vicino come seguire il procedimento. Ovviamente, se i capelli sono un pochino umidi, verrà ancora meglio, riuscirete meglio a eseguire questo passaggio, senza evitare capelli che svolazzano, ciocche impazzite. È fondamentale alternare i versi di rotazione delle ciocche intorno ai bigodini. Per esempio, in questo caso inserisco il bigodino e ruoto la ciocca verso l'esterno rispetto al mio viso, quindi in senso orario. Una volta finito questo bigodino, nel momento in cui procedo col prossimo bigodino, ruoto la ciocca verso l'interno, quindi verso il mio viso, in senso antiorario. In questo modo avremo dei ricci ben definiti e variegati, altrimenti finiremmo per avere un unico riccio gigante e il risultato sarà veramente brutto. Quindi vi consiglio di alternare i versi di rotazione della ciocca. Diciamo che è più difficile a dirsi che a farsi, lo vedete proprio voi qui in questo video. In questo caso la ciocca si era asciugata un po' troppo e non riuscivo più bene a lavorare il capello intorno al bigodino, quindi ho preferito inumidire la ciocca con uno spruzzino e distribuire l'acqua su tutta la lunghezza con la spazzola. Vedrete poi che se il capello è umido rispetto che molto asciutto, il risultato sarà veramente più bello e riuscirete voi stesse a lavorare meglio la ciocca sul bigodino. E procedo così su tutta la chioma.
Una volta inseriti tutti i bigodini dovrete aspettare almeno un paio di ore. Ovviamente più tempo aspettate e più bello e più duraturo sarà il vostro ricciolo, quindi se avete del tempo a disposizione, insomma, sfruttatelo. Io ho aspettato circa 3 ore prima di sciogliere i bigodini. Il metodo migliore è quello di far asciugare il bigodino completamente all'aria, quindi senza usare calore, perché il ricciolo verrà molto più bello, sarà più duraturo, più lucido e non sarà crespo. Però siccome non ero sicura che i capelli fossero asciutti, ho preferito optare per un colpo di phon proprio prima di scioglierli. Altrimenti potete mettervi sotto il casco, se lo avete, e asciugare in modo più veloce il riccio in questo modo. È bene togliere il bigodino senza stravolgere la forma del riccio, quindi vedete, io faccio ruotare leggermente il bigodino e poi lo sfilo, dopodiché con le mani lo aggiusto riprendendo la forma del riccio stesso. Ecco qui che ho tolto quasi tutti i bigodini. Sono molto molto ricci, però state tranquille perché col tempo diverranno delle onde morbide molto belle. E ancora meglio se per un po' di tempo non li toccate e si aggiusteranno da soli, altrimenti potete con le mani iniziare ad aprirli, a fargli prendere la forma, insomma, in base al risultato che volete ottenere. Per togliere un po' l'effetto crespo applico un gel d'aloe, veramente molto poco, sulle lunghezze e strizzo, diciamo, i capelli in questo modo. Ed ecco il risultato finale. Ovviamente se volete un risultato molto naturale non mettete su niente, vedrete che dureranno lo stesso, saranno molto molto belli. E niente, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate in un commento e ci vediamo alla prossima. Ciao!